Melito Portosalvo, 6 gennaio 2019, anteprima della partita di recupero di prima categoria Girone D Calabria, Borgo Grecanico Pro Pellaro. Siamo in compagnia del presidente dell'AVIS di Melito Portosalvo, il signor Giuseppe Toscano, però tutti lo chiamano Carmelo. Va in onda oggi che cosa? Diciamo che oggi va in onda al Borgo Grecanico. Come mai? Visti i rapporti che ci sono fra l'AVIS Comunale di Melito e la società Borgo Grecanico, di cui loro sono attivisti, Hanno donato il hanno sangue, gli donato atleti, i sia i giocatori. giocatori, sia il presidente, sia i soci, sia i consiglieri, tutto partecipano alla raccolta straordinaria di sangue che l'AVIS Comunale di Melito fa saltuariamente a Melito. Quindi la gratitudine, la La riconoscenza. gratitudine dell'AVIS Comunale di Melito è verso il Borgo Grecanico nella donazione di un defibrillatore, sperando che non verrà mai usato, perché qualora può venire usato, salverebbe una vita umana. Carmelo Toscano, come gli sportivi attempati sanno, è stato uno dei protagonisti di qualche stagione fa, un idolo delle folle per intenderci, poi si è cimentato quando ha appeso le scarpette al chiodo nei campionati amatoriali, comunque è uno che gira nell'ambiente. Lo ringraziamo. Sì, ho dato un contributo calcistico alla cittadina di Melito, giocando molti anni con la Melitese. E una volta appeso le scarpe al chiodo, mi sono rivolto Quindi al sono sociale, quasi più di vent'anni. collaborando con Più di l'AVIS Provinciale 20 anni, di sì. Viareggio e Sono creando 20 anni l'AVIS da quando Comunale. È nata l'AVIS Comunale a Melito, di cui mi onoro di rappresentarla. Quindi donare il sangue all'AVIS è un diritto, ma anche un dovere. Ecco, lì abbiamo i due tabelloni, donare il sangue per donarlo e donare salute. Quindi la cerimonia a centrocampo con il premiando Borgo Grecanico con il suo trainer Antonio Cormaci che riceve il defibrillatore direttamente dalle mani del presidente dell'AVIS di Melito Portosalvo, Carmelo Toscano.